Buongiorno, adesso ti faccio vedere un pochettino tutto sto macello che c'è sul tavolo. Allora, questo qua è l'oscillatore con l'SG3524, che purtroppo ce l'avevo questo. Questo qua è il pilota. Trasformatorino che pilota i MOSFET. Questo c'è la vostra cosa per mezzi piedi. Questi qua sono i due MOSFET, i RFP450. Questo si vede meglio. Questo qua sono i due condensatori. Uno e due, questi qua uno e due sono staccati. Attualmente funzionano solo questo qua, 1 e 2, come vedete. Questo è il trasformatore di pilota e finale. Questo qua praticamente c'è un'uscita di 12 volts. Filtro, diode, alta velocità, sono questi qua. 1 e 2, perfettamente stabilizzata, e lampada, come vedete, questa qua è la lampada. Adesso faccio vedere come ruoto il potenziometro, aumenta la tensione, il potenziometro è questo qua. Potenziometro e tensione. Tensione massima. Comunque è tutto, diciamo, da stabilizzare, ancora tutto da provare. Tensione massima, attualmente lui mi sta dando 10, oscilla perché praticamente c'è qualche cosina sul trasformatore pilota che non va bene, che c'è una piccola oscillazione. Non è stabile. Poi, se io rodo questo qua, il trimmer, la premente che ancora manca, diciamo, il controllo dei cortocircuiti, questo è tutto volante qua. E qui praticamente dovresti insistere a fare la verifica sul pilota. Perché come vedi praticamente, allora il pilota è questo qua. Io purtroppo ho trovato questo qua grande, se no uno più piccolo. Ma non ce l'ho, e qui questo qua assorbe un pochettino in più rispetto a quello più piccolo, e i BD 139 140 non ce la fanno, per questo motivo autooscilla. Cioè non è che autooscilla, vedete, insomma, questa è tutta materia che ho trovato questa mattina di recupero, e ho fatto questo piccolo assemblaggio come passatempo. Come vedete, sempre lampada accesa, insomma è tutto volante, però è tutto qua. Facciamo una bella panoramica,
funziona. Uno, un panino, tutto il macello, ecco qua. E questo è come varia la tensione. Comunque da stabilizzare. Comunque penso che l'SDG 35-25 dovrebbe andare bene, ma no? Perché io i prove l'ho fatto pure e andava bene pure. Comunque vedo un po'. Un po' di buona volontà si ottiene tutto nella vita.